Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Federico. Oggi sono qui per parlarvi di un argomento che mi avete richiesto nei mesi passati, ovvero quello di realizzare una piccola guida, niente di lungo e di complesso, su come collegare il proprio impianto per DJ. Iniziamo quindi subito il video di oggi, dove vi mostrerò come collegherò i miei CDJ al mio mixer e come successivamente collegherò il mixer alle casse. Per prima cosa andiamo a collegare l'audio al nostro CDJ. Per far ciò abbiamo bisogno di un cavo RCA. Il cavo RCA, per capirci, è quello presente in queste due prese qui, quello rosso e quello bianco. Questo è un attacco di tipo RCA, dove c'è scritto anche sotto audio out, e avremo appunto bisogno di questo cavo, dove da una parte abbiamo i nostri spinotti rosso e bianco e dall'altra parte abbiamo i medesimi spinotti. Andiamo quindi a prendere un'estremità tra le due, sono indifferenti, andiamo a collegarla, come ci suggeriscono loro i colori, all'interno della nostra presa del CDJ, in questo modo. Intanto lascio queste due prese a parte e andiamo a collegare prima l'alimentazione. L'alimentazione è qui, dove vedete AC-in al 99%, i cavi sono forniti in confezione, quindi vi basterà usare appunto il cavo che vi forniscono con il lettore. Ecco quindi il mio cavo, vado immediatamente a collegarlo appunto all'interno del mio CDJ. Ecco, una volta fatto avremo finito di collegare il nostro CDJ. Ripetiamo la stessa operazione nell'altro e poi passiamo appunto al mixer. Per collegare il nostro mixer avremo bisogno dell'alimentazione e dovremo collegare successivamente le prese RCA dei nostri CDJ, quelle che abbiamo collegato precedentemente. Andiamo quindi per prima cosa a collegare l'alimentazione. Nel mio caso l'alimentazione viene data al mixer attraverso un cavo di tipo VDE, la presa che vedete appunto qui in basso, che viene fornita attraverso questo connettore. Andiamo quindi subito a prendere e a collegarlo al nostro mixer in questo modo. Una volta collegata questa presa siamo sicuri che il mixer ha finalmente la corrente. Non ci rimane che collegare le prese RCA che abbiamo collegato precedentemente ai nostri CDJ. Per farlo avremo bisogno di utilizzare un po' di entrate all'interno del mixer. Questo qui ad esempio, il mio mixer è un DJM 800 di Pioneer, presenta 4 entrate. Come potete vedere qui c'è il numero 1, 2, 3, 4 per i 4 canali in entrata al mixer. Noi andremo ad utilizzare i primi due canali. Abbiamo per ogni canale, potete vedere, due entrate RCA. Abbiamo questa entrata qui, che è l'entrata CD, questa è l'entrata line, questa è l'altra entrata CD, fono, line, fono, line, fono. In generale io vi consiglio di collegare i CDJ, quindi lettori CD veri e propri, nelle entrate CD se è possibile. Se proprio non avete a disposizione delle entrate CD, collegateli a delle entrate line e attaccate dei giradischi esclusivamente nell'entrata fono. Attaccate quindi se possibile i due CDJ in due entrate CD, che in questo caso è quello che faccio io, avendo appunto l'entrata 1 e 2. Prendo quindi il mio cavo RCA che esce dal mio CDJ e lo vado a collegare nell'entrata 1 e 2 CD del mixer. Eseguo anche lo stesso collegamento per l'altro CDJ. Una volta fatto ciò avremo collegato il nostro mixer ai nostri CDJ. Avremo alimentato sia i CDJ che il mixer. Ci sarà sufficiente alimentare le casse poi e collegare il mixer alle casse. Per collegare il mixer alle casse avremo tre possibilità. Abbiamo il master, l'uscita master 1, l'uscita master 2, avremo anche l'uscita boot. L'uscita boot sarebbe per le casse monitor, le casse spia. Sono due prese jack grandi mono che però noi adesso non andremo a utilizzare. Abbiamo poi l'uscita master 2, dove si utilizza sempre un'uscita di tipo RCA come quelle che abbiamo collegato per i nostri CDJ. E infine, anche se è in realtà la prima che ci consigliano loro, è l'uscita attraverso cavi XLR o Canon, che sono quelli che andremo a utilizzare noi. Andremo ad utilizzare quindi un cavo di tipo Canon, questa è la presa femmina, va collegato un cavo per left, un cavo per right, i quali andranno successivamente all'interno delle casse, uno da una cassa e uno dall'altra. Connettiamo appunto il nostro cavo Canon al mixer in questo modo per entrambi i connettori. Ecco fatto, avremo così finito di collegare
completamente la nostra console. Ora ci spostiamo velocemente sulle casse, vi faccio vedere soltanto su una cassa il procedimento, perché è uguale in realtà per entrambe, e avremo poi finalmente finito di collegare tutto quanto. Eccoci qua sul pannello posteriore della nostra cassa. In particolare siamo nella parte bassa perché andiamo a collegare prima di tutto l'alimentazione. L'alimentazione viene data attraverso questo connettore, che è lo stesso connettore che abbiamo usato prima per collegare il mixer, quindi un connettore di tipo VDE. Andiamo quindi subito a inserirlo all'interno della nostra cassa, poi qui ci sarà il tasto di accensione. Abbiamo così collegato l'alimentazione della nostra cassa. Ci spostiamo ora sulla parte superiore del nostro pannello della cassa e andiamo a vedere un attimo cosa predispone. Come potete vedere abbiamo un CH1, un CH2, starebbe per channel 1 e channel 2, i due canali appunto che permette di collegare la cassa. Noi utilizzeremo il canale 1, ci assicuriamo appunto che sia impostato in line e non in mic. Mic sarebbe per collegare direttamente un microfono. Questo è il nostro connettore, possiamo collegare sia un cavo jack di tipo grande sia il nostro cavo XLR. Questo è il regolatore del volume della cassa. Questo è un equalizzatore che però non ci interessa perché è presente non in tutte le casse che trovate nel mercato. Vado a collegare quindi il mio connettore di tipo Canon all'interno della cassa in questo modo. Ci siamo così assicurati di aver collegato tutto quanto al nostro impianto. Per questo video è tutto, spero vi possa tornare utile. Noi ci vediamo prossima settimana con nuovi contenuti.